Io sto pensando seriamente di smettere con il fantacalcio perché la vivo male, mi devo prendere i malox, mi vengono le malattie al fegato, mi sento male, non la vivo bene e non so veramente che cosa fare. Allora, andiamo a vedere cosa ho fatto quest'altra giornata, altro disastro, San Valentino di sangue. E capito, non trovo la quadra, non trovo niente, vedo squadre che devono vincere 66 a 65 e mezzo. Iscrivetevi al canale, lasciatemi, fatemi sapere come è andata poi a fantacalcio. Mi incazzo, anche sai perché? Perché poi c'è gente che mi scrive, ma com'è possibile che non vinci al fantacalcio? Ma perché non vinci mai al fantacalcio? Sarà anche colpa tua! Ma come fa ad essere colpa mia? Come fa? Come fa? Allora, noi abbiamo aggiunto, dall'anno scorso abbiamo aggiunto uno slot in più per ogni ruolo, causa Covid, dall'anno prossimo lo toglieremo perché, sempre di mantenendoci, ma il Covid pare non ci sia più. Quindi abbiamo 7 attaccanti, su 7 attaccanti, tutti titolari, non me ne hanno giocato uno, poi sono entrati, lascia stare, ma andiamo a vedere, partiamo da quello che hanno fatto gli avversari, c'era anche la Coppa e ho perso anche la Santissima Coppa, io avevo fatto 3 nomi questa giornata, erano Bremer, Elmas e Lukaku. Contro di me, ovviamente. Elmas ha segnato. Bremer ha preso 7. Che con il modificatore di difesa è come se avesse fatto un gol. L'avversario ha preso più 3 di modificatore di difesa. E Lukaku che fa talmente cagare. Lukaku fa talmente cagare che neanche io sono capace di risvegliarlo. Allora, partiamo dal campionato. Anzi, partiamo dalla coppa. Sì, no, partiamo dal campionato. Sì, che è quello che guardo di meno. Montipò. 7 più 1, 8, Untiti, 7, Bremer, 7, ammonito 6 e mezzo, Teo Hernandez, risvegliato anche lui, 6 e mezzo, assist 7 e mezzo, Alexandro, 6, ammonito 5 e mezzo, più 3 di modificatore di difesa, si porta il mio avversario. Pessina, 6, ammonito 5 e mezzo, Candreva, 5, Miranchuk, 5 e mezzo, Vlaovic, 6, Beto, 6, Caputo, 6. Bremer, che un girone intero l'ho ottenuto, il voto più alto che ha preso è stato 5, preso appositamente per il modificatore di peso. Lo svincolo, la beffa è che questa persona non c'era all'asta e l'asta gliel'ho fatta io, secondo dei criteri più o meno logici che potevo avere. Io ho preso Bremer, Mele, Miranchuk, Ken, quindi insomma, proprio lamentare, insomma, lui a Vlaovic. Cioè, Bremer glielo prendo io, lo schiera contro di me, 7. Modificatore di difesa più 3. Montipò che fa quella, prende 7 perché fa quella parata, indovina contro chi. Ma aspetta, perché andiamo a vedere anche il campionato, andiamo a vedere chi abbiamo risvegliato in campionato. Rui Patricio, 6, gol subito 5. Udoge, ultimo bonus di Udoge, contro di me, l'assist che fece a Pereira, che lui aveva in campo quella volta, è l'ultimo bonus che ha fatto. Adesso, 6 più 3, 9. Casale, 5. Dumfries, 5 e mezzo. Mario Rui, 6 e mezzo. Zielinski, 6. Milinkovic-Savic, 6. Elmas, 7 più 3, 10. Pedro, 6. Lukaku, 5 e mezzo. Leao, 5. Poteva essere quella giornata in cui non devo fare 80 punti per vincere, come al solito, ma me ne potevano bastare 75. No, invece no. Andiamo a vedere la mia squadra. Szczęsny 6 più 1 7, Schurz 6 ammonito 5 e mezzo, Ibanez, o fosse una volta che il giocatore quando deve decidere che è gol o non gol, fosse una volta, aspetta, vediamo chi ha Pierpa, la Lega Serie A fa così, ve lo dico io, la Lega fa così, fammi vedere un po' chi ha Pierpa, ecco qua, Ibanez, allora diamo autogol a Ibanez. Ibanez 5 e mezzo, meno 2, meno pure l'ammonizione per non farsi mancare niente, 3. Carlos Augusto More, al posto di Carlos Augusto, Tolò, 6 e mezzo, voto più alto di giornata. Gosens, mai più, ho detto metto Gosens, sentivo nell'area che doveva giocare titolare, lo sentivo, ho detto vabbè lo metto, mai più. 5, Cup Miners 7, Barella 5 e mezzo. Io non lo so perché da quando è tornato Lukaku, Barella fa cagare. E ieri si è anche litigato con Lukaku. Non lo so, c'ha la fobia, c'è qualcosa che ti disturba il Lukaku. Mi rendo anche conto, però, porca puttana.
Coop Miners 7, già abbiamo detto. Ferguson 5, ho detto vabbè, lo metto Ferguson, me lo sentivo bene. Tiago Motta lo fa giocare falso 9, spaesato, pulcino lì inglobato tra i difensori del Monza, che settimana scorsa fanno segnare, fanno cagare, perché avevo Di Gregorio in porta, fanno cagare, e poi Lazovic, l'unico che mi sa, l'arciere, l'unico che mi sta dando soddisfazione, 7+1, poi attacco a 2, essendo tutti morti, ho portato Arnautovic in panchina per pura coincidenza, vabbè, me lo porto in panchina, non si sa mai, dovesse succedere qualche catastrofe, perché l'attacco a 2 era Berardi Satriano, gente che gioca tutte le partite sempre, mo Zanetti, congiunzioni astrali, stiamo sempre lì, Zanetti decide che questa giornata Satriano doveva riposare, magari poteva entrare anche prima, solo che Parisi impazzisce, si fa buttare fuori, cambia il piano partita, Satriano senza voto, Berardi, 10° minuto, muore, l'unico anno che prendo io Berardi, muore, come è successo per i vari Icardi, i vari Higuain, quando li prendo io, muoiono, dalla panchina, Piontek e Arnautovic, 4,5 Piontek, che da solo davanti al portiere poteva essere la... Cioè, se Piontek segna quel gol, fa prendere gol a Montipò, e io... E Arnautovic, 5 monito 4,5. Morale della favola, 62 punti. Ma ragazzi, voi dovete capire che il primo in classifica ha fatto 33 gol. Esattamente quanto ne ho fatti io. 33 gol. Esattamente quanto ne ho fatti io. Solo che lui ne ha subiti 24 e io ne ho subiti 42. Quest'anno si scrive un nuovo record, perché l'anno scorso mi ricordo quanti ne ho subiti alla mia 70, forse 75, 80. Quest'anno scriviamo altre pagine di record. In Coppa, lo stronzo, che ha giocato contro di me, va a 6 punti, mo che ha ricominciato il girone della porta, va a 6 punti, 2 vittorie, 2 gol fatti. 2 gol fatti, 0 subiti. Ora io ho capito che il culo è la maggior componente, però fino a un certo punto, cioè non può essere sempre così, non può essere tutte le partite così. Io vi vado anche a menzionare chi ha vinto al Totosfogo, quei pochi che hanno votato Di Gregorio, che io lo sapevo che mi faceva porta, ma lascia stare che ha fatto porta inviolata anche Szczęsny, io lo sapevo che faceva porta inviolata dopo essersi fatto impallinare da Gabbiadini. La scorsa lo metto titolare e mi fa pareggiare, non mi fa vincere, perché dovevo mettere lui, perché ho detto, vabbè, la Sampdoria non fa un cazzo di gol, e infatti di nuovo non ha fatto un cazzo di gol, dovevano morire solo contro Gabbiadini, e mo fa porta inviolata contro Arnautovic, che ho io, ovviamente. I pochi che hanno deciso di votarlo: Fabrizio Coppola, Ivan Gallo, Riccardo Discepolo e... Aspetta, ho tolto. Giovanni Beverini. Bravi voi. Che vi devo dire? Io non... Mi viene da piangere. Mi viene seriamente da piangere. Perché devo vedere 33 e 33, 24, 42. Ma com'è possibile sempre a me? Com'è possibile? Cioè qua parlano gli sfoghi, qua parla un anno e mezzo di fantasfogo. Non è possibile. Fatemi sapere.